Direttore Mazzucca, secondo lei che ruolo deve avere la Russia nel contesto internazionale di oggi che ancora non gli è stato riconosciuto? È un ruolo molto importante, tant'è vero che Putin, che è stato molto contestato dai paesi occidentali fino a qualche tempo fa, ora invece viene molto più valorizzato perché si è dimostrato di essere l'unico leader capace di svolgere un lavoro sporco. Quello che non hanno fatto Obama e altri la sta facendo Putin sul discorso della Siria contro l'ISIS. Quindi secondo me il ruolo di Putin è molto aumentato negli ultimi tempi e anche le critiche che ha avuto in passato ora sono in parte superate. C'è ancora però questo disaccordo con gli Stati Uniti soprattutto per quanto riguarda il destino del presidente siriano? Sì, c'è ancora un certo disaccordo, però mi sembra che le ultime mosse di Obama fanno capire che Obama si stia allineando in ritardo, devo dire, perché per molto tempo, e questa è una critica che bisogna fare a tutti i leader occidentali, noi siamo stati sordi, come se il problema dell'ISIS non fosse nostro, fosse un problema di altri, ce ne siamo un po' disinteressati. Ora ci rendiamo conto e devo dire un po' che Putin in questa vicenda continua a fare il battistrada. L'Italia però per ora ha detto che sì, si è impegnata dal punto di vista diciamo di dare del supporto magari anche per quanto riguarda le forze armate eccetera, però non c'è un impegno ancora diretto. Qual è la sua opinione riguardo all'impegno italiano? Beh, c'è una maggiore attenzione, lo stesso Obama ha detto recentemente che vede bene, c'è la disponibilità italiana di fare parte magari di un contingente futuro che possa appunto intervenire nella zona. Comunque mi sembra che in questo momento Renzi si stia allineando agli altri paesi occidentali, così come appunto Obama che si è allineato a Putin. Ecco, io credo che questo libro che appunto stasera va in onda e noi cerchiamo di recensire è un primo libro finalmente dopo tanti libri negativi nei confronti di Putin, che è stato considerato spesso un uomo nero. Ecco, questo libro rivaluta la figura di questo presidente, forse antipatico ma comunque concreto.